attraverso questo esposto alla Corte dei Conti si chiede di aprire un fascicolo per poter vedere se esistono le condizioni perché ci sia un risarcimento da parte di questa persona che nelle more del processo è scaturita come una persona responsabile dei fatti, solo che c'è stata la prescrizione, per poter fare un risarcimento nei confronti della città di Piacenza e dei cittadini tutti. Quindi questo è il dato, perché riteniamo che sia veramente assurdo che una persona che nella sentenza finale sia assolta solo perché il reato è stato prescritto, ma che ha commesso oggettivamente questo reato, se ne vada impunemente e la collettività subisca questo ulteriore oltraggio, specie in un momento come questo dove, come sappiamo, anche situazioni a livello nazionale denotano un atteggiamento, anche ultimamente a Roma, un atteggiamento di cupole che possono permettersi di compiere impuniti o quasi questi danni nei confronti dei cittadini. Vogliamo ricordare di che danno ambientale parliamo? Parliamo del danno che è stato fatto dal generale Taddei nell'area della Pertite, con interramento di materiali vari anche di natura tossica e nociva e abbattimento di alberi per venderli e quindi sfruttare anche questo aspetto, cioè tutta una serie di reati che sono apparsi nella sentenza finale ma di cui il generale Taddei non ha subito alcun elemento perché, come dicevo prima, il reato è stato prescritto.